Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Signori miei, abbiamo Derrick Rose, diamante rosa, finalmente, con il Trophy Case Rewards. Ho collezionato tutti i trofei, tutte le carte dei Chicago Bulls. Ora in questo video ce lo andremo a provare, prima lo analizziamo un po', andiamo in freestyle e poi il classico triple threat. Allora, il mitico Derrick Rose, playmaker guardia, ruolo consigliato assolutamente playmaker, 6'3 di altezza. Vediamo un po' le stats. Sono entrato a 98, tieni fallo 98, tiro vicino 94, tiro da 3 84 e tiro libero 89, 95 schiacciata in entrata, cioè che è un po' il meta, diciamo, no, di quest'anno, le schiacciate oppure l'attacco al ferro. Controllo palla 95, qui passaggi 93 e precisione passaggi 93. Difesa, soprattutto quella interna che c'ha 55, è un po' bassina, però tanto era da immaginarselo perché Derrick Rose è così tutti gli anni. Però c'ha difesa sul perimetro 85, ruba 80 e stoppata 54, giusto così. Rimbalzo offensivo 65-69, niente di che. Atletismo clamoroso perché ci abbiamo la quadrupla dei 98 con velocità con la palla, accelerazione verticale, forza 70, resistenza 95, gioco duro 95, rapidità laterale 88, per poi andare nella sezione mentale, invece abbiamo percezione passaggio 84, costanza difensiva 85, costanza offensiva 95, qui difensivo 85, qui tiro 75. Andiamo a vedere i badge. Abbiamo 10 badge Hall of Fame, che vi ricordo è un diamante rosa, quindi ha più badge Hall of Fame degli altri. 15 badge oro, 5 badge argento, 4 bronzo. Tra gli Hall of Fame troviamo acrobata, reattivo, finalizzatore impatto, stacco illimitato, posterizzatore. Quindi questa ragazzi è una carta che è proprio meta, ma meta per al massimo, ragazzi, perché lo sapete, no, che da 3 è difficile tirare, in generale è difficile tirare, andare al ferro è la soluzione ottimale per il momento, finché non usciranno carte magari più badgeate al tiro. Secondo me questa è una delle carte migliori al momento, perlomeno sulla carta, poi andiamo a provare. Poi abbiamo scivoloso, regista sfuggente, iperguida, partenza rapida e poco stick. A livello oro, uccisione giganti, tocco sopraffino, schiacciare senza palla, creatore di spazi, tiratore all'ingrosso, spezza caviglie, salvatore, segnale ali in campo, aperto mismatch, passaggio laser, cassaforte, eccetera. Come vedete non ha dei badge per il tiro, c'è pure bullo bronzo, questo è interessante, si potrebbe volendo alzare, ma chi ce l'ha però? Non lo so. Prendi e tira, specialista all'angolo e passatore. Come vedete al tiro c'ha poca roba a livello di badge, ma è normale perché Derrick Rose è un giocatore più improntato per l'attacco al ferro. Detto questo, signori, si passa al freestyle. Allora, eccoci qua. A livello di zone calde, cioè abbiamo questa porzione qui da 3, da ricordarcelo, perché almeno ci dà quel boost in più. Come vedete, sono riuscito a togliere l'indicatore. Più o meno mi sto adattando ai tiri quest'anno, anche se devo ancora imparare. Infatti, vedete, dopo 3 green di fila, che è stata una roba incredibile, comincio a sbagliare. Il rilascio vi dirò che è un po' particolare perché c'è tipo una pausa quando salta, non so se la percepite dal video, ecco, c'è tipo una pausina, è un po', diciamo, scattoso come tiro, però non è male, non è velocissimo il tiro. Per quanto riguarda l'attacco al ferro, ragazzi, è clamoroso, clamoroso, clamoroso. A livello di velocità, spring boost, roba varia, l'ho trovato più lento di Donovan Mitchell, però penso che ci può stare perché cambia un po' il body type, cambia l'altezza, no, quella roba lì, quindi penso che sia dovuto anche a questo, però comunque sia, alla mano è una carta accettabile. Mi sarei aspettato qualcosina di più? Ve dirò di sì, ve dirò di sì. Nel senso che Donovan Mitchell mi ha entusiasmato molto di più di questa carta. Io pensavo che era un qualcosa di, diciamo, come si posso dire, con differenze maggiori che si notavano. Invece, secondo me, stiamo lì. Naturalmente lui è un po' più alto, ha 10 badge off, cioè per carità è più forte. Però boh, a livello di agilità mi aspettavo molto di più. Ok, andiamo a farci questo triple threat e poi traiamo le conclusioni finali. Eccoci qua, boys, ho messo in campo, tra l'altro ci abbiamo contro Smart, Barnes e Gasol. Io ho messo in campo, vabbè, Derrick Rose, Gobert e il buon Banchero. Vediamo un po', vediamo un po'.
Beh, come vedete, ragazzi, cioè, allora vi dirò, a me sembra un po' più macchinoso rispetto a Mitchell, ma nel senso che quando skilli rimane più piantato a terra, secondo me. Ripeto, forse è una questione di body type, di forza, non c'ho idea. Però ecco, mi dà quell'impressione lì. Naturalmente è sempre una bella cartina, eh. Tanto qui questo c'è spam al quadrato, a manetta. Vai Rose, blocchetto. Olè. Mettila dentro a posto. Vabbè, qui l'abbiamo passata, passaggio laser. Stando rega al triple threat, non so perché, ma lo soffro in una maniera incredibile. Cioè, soffro meno in unlimited, raga, ve lo giuro. Un po' perché gli avversari si mettono tutti sotto canestro. Qui non c'è la regola dei 3 secondi, quindi diventa proprio una lotta al ferro, perché poi sappiamo che attirare da 3 è difficile. Mamma mia, qui che numeretto! Che numeretto, volevo dire, ma ha raggiunto. Ok, ok. Comunque è bello sgusciante, eh? È bello sgusciante. Dopo lui diciamo, l'avversario sta difendendo abbastanza bene. Qui, ok, buco di culo. Perfetto. E niente, dicevo, quest'anno i triple threat, raga, sono un po' tossici, eh? Più tossici. Anche gli anni scorsi erano un po' tossici, però gli anni scorsi, cioè, soffrivo di meno, le partite duravano di meno. Boh, sarà sempre per il discorso che ancora i tiri sono difficili da prendere, da 3. Tanto qua, voliamo. L'ho forzata un bel po', ok, fallo su Gobert. Poi con l'occasione vi vedete pure Banchero e Gobert, che raga, ve li straconsiglio, sono veramente, veramente forti. Tutti e due. Olè. Ecco, qui mi è capitata la partita, diciamo, un po' più easy, dove l'avversario non sta perennemente sotto canestro, perché ci stanno veramente la maggior parte delle partite che stanno veramente messi tutti sotto canestro, cioè è proprio una roba allucinante, raga. Io non so perché non mettono il timing. Andando qui Banchero sta solo, olè. E ci riesco, volevo però pure un bel tiretto da 3 con Derrick. Rimbalzo Paul, scarico fuori. Aia, questa l'ha steccata. Apposta, vedete quando è difficile tirare, raga. Cioè, per tutti, non è solo per il sottoscritto. Mamma mia, qui, che giocatina che io ho fatto. Ecco, c'è sempre queste schiacciate rischiose che si girano palla dietro, porca puttana, che non si sa perché. Però, vabbè. A parte del game, questo regà è proprio scarso, comunque. Si sta pia dei tiri proprio inesistenti. E in effetti, mi sa che la quitta. Eh sì, è la quittata. Ce ne faremo un'altra, allora. Ecco la prossima. Allora, qui abbiamo Doncic, LeBron e Zach LaVine. Ah no, non era LeBron. Oddio, no. Che cazzo ho visto? Era Curry? Ho confuso Zach per Curry. Ok, va bene. Vediamo un po'. Vai, zio. E niente, siamo beccato un altro che... Ok, bravo Banchero. Un altro che difendicchia in maniera astronomica. Oddio. Difesa interna, raga, abbiamo visto che è un po' carente il signor Rose. Blocchino? Lo proviamo? Oh, clean, cazzo. Clean sto tiro. Blocco, arresto e tiro, piedi per terra, alla Flavio Tranquillo. Quando sto cazzo di Curry non si tiene. Perfetto. Come fanno, raga, ma è Curry in quella maniera? Io non lo so, perché è veramente peggio, non lo so, di qualsiasi altra cosa. Mamma mia, qui... che rischio. Niente, raga, ma sto Curry... Oh, finalmente l'abbiamo stoppato, ma con Banchero, perché... A Rose se lo mangia, non so perché. Scarica lì. Vai, Paolone. Bello pure questo, bello Paolone. Mia, Curry, oh, Curry! Ah, la steccata, per fortuna. Ok. Non so che voglio fare. Scarico fuori. Bella Paolone, da 2, ok. Dai. Oh. Andiamo, ma raga, questo... Questo è il campione di... Cioè, sa usare Curry in una maniera... clamorosa, cioè, non lo so. Che cazzo si è inventato. Bello. Unstoppable anche lui. Occhio a Doncic. Vai, Paolone. Bella marcatura. Rimbalzo Gobert. Derrick Rose solo. Vediamo. Clean, raga. Clean. È clean sto tiro. È clean, raga.
è clean pure Gary, cioè non tanto clean perché 7% contrastato, però gli lasciavo troppo spazio. Oh, porco cane. Falletto tattico. E dove vai? No, eh. E beh, non potevi. Rischio. Buttiamoci dentro a cannone, non ci tiene. Olè. E anche Gary sappiamo che la difesa interna... Insomma, qui non si sa che ho fatto, mi sono incrociato col banchero, mi sono fatto un autoblocco praticamente. Dai Derrick. Facci godere Derrick. Vai Derrick, mettila dentro che la chiudiamo. Bellissimo col triangolo premuto. Nuova meccanica di quest'anno che ogni tanto la uso, ma un po' pericolosa perché poi te la passa sempre un po' così. A caso, vediamo un po' il tabellino. Allora, 12 punti, un rimbalzo, 4 assist, 2 su 2 da 3. Bella prestazione del nostro Derrick. Bella prestazione. Signori, quindi, giro di boa, conclusioni finali. Per me questa cartina ha il fatto suo, sa il fatto suo. Devo un po' imparare ancora a usarla meglio. Però sicuramente una bella... cartina, soprattutto gratis. E questa è la mia squadra attuale. Bella pomposa. Non c'ho niente di stravolgente. Vi dirò che anche lui, ragazzi, è veramente forte. 30 gettoni. Se vi manca una alla grande, andatevela a prendere, perché lo preferisco addirittura a Antetokounmpo. Nonostante Antetokounmpo l'avevo preso prima. Però tornando a noi, Derrick Rose, ragazzi, è secondo me una delle carte più in meta al momento. Giusto per completezza vi faccio vedere come si fa. Dovete collezionare tutte queste cartine qua. Purtroppo alcune di queste non sono al momento prendibili perché erano sul mercato gettoni. Le più, diciamo, pallose, tra virgolette, sono questa qua centrale, perché dovete fare tot punti in unlimited, tipo 6.000, 100 win in clutch sia offline che online, 100 win in TTO. Io, ragazzi, l'ho preso con l'Unlimited. E poi vabbè, questa in realtà c'è sta l'obiettivo delle streak, cioè dovete vincere 3 partite di fila, ve la dà una anche con il clutch offline. E niente, boys, questo è quanto. Al momento mi sto, sempre parlando di queste collezioni qua, mi sto cercando di finire i Cavaliers per prendermi il Gauskas, perché poi finendo, diciamo, le centrali, quindi Bulls, Cavaliers, Pistons, Pacers e chi è l'altro? Non mi ricordo, forse Bucks. Servono per sbloccare, sì, German O'Neal, Richard Hamilton e Bucks, lui. Servono per sbloccare il buon Jimmy Butler, opale, però ci vorrà un bel po'. In teoria potrebbe essere sbloccabile già a fine stagione, però vi dico, raga, per prendere i pezzi delle carte dei trofei bisogna fare 250 win e TT off, bisogna fare il clutch time sia online che offline. Io sinceramente non penso che riesca a fare tutta sta roba entro la fine della season, quindi non penso che ce l'avrò dalla seconda season Jimmy Butler, ma comunque cercherò di mandare avanti le collezioni e eccetera eccetera. Il prossimo, vi ho detto, prendo lui, perché c'ho già più carte, poi in ordine prenderò lui. E poi per ultimi, forse questo per penultimo e per ultimo lui, perché è un altro playmaker che ho già, il buon Derrick Rose. Signori, mi sono dilungato pure oltre. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Derrick Rose. Soprattutto fatemi sapere se l'avete sbloccato o quali trophy case state cercando di sbloccare, perché sono curioso. Non è detto che questo sia il più forte, io non lo so, perché amo i Bulls, l'ho scelto per primo, ma magari potevo pure analizzarli meglio tutti quanti, ma sono veramente troppe carte. In realtà non è che mi interessa più di tanto quest'anno, voglio solo divertirmi. E niente, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Quindi naturalmente, se vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, la campanella delle notifiche è importantissima. E niente, boys, noi ci vediamo con prossimi video. Il prossimo è sicuramente il continuo della carriera simulata di Donovan Mitchell, perché siamo arrivati a 22 like e avevo detto che a 20 like avrei registrato un nuovo video. Quindi il prossimo video uscirà o domani o dopodomani, vediamo se riesco a registrare, e potrebbe anche essere l'ultimo
di quella carriera simulata. Vediamo se mi centra tutto su un video. Per questo è tutto ragazzi, un saluto da Ricky, ciao boys.